È stata presentata a Cascina Triulza la dichiarazione dei giovani sindacalisti dei quattro motori d'Europa, al termine della sessione plenaria che ha chiuso la conferenza internazionale Nutrire il lavoro per nutrire il pianeta, che si è tenuta nei giorni scorsi a Milano su iniziativa di CGIL, CISL e UIL Lombardia. Nel corso dell'intensa 3 giorni, i giovani sindacalisti lombardi si sono confrontati con i ragazzi arrivati da Baden-Württemberg, Catalunya e Rhône-Alpes sulle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, condividendo l'esigenza di coniugare sviluppo, occupazione e sostenibilità a tutti i livelli. Para mí la sostenibilidad es una cuestión de respeto, un respeto hacia el medio ambiente y respeto también hacia las personas. Creo realmente que los sindicatos tenemos un gran reto por delante alrededor de la propia sostenibilidad y del concepto mismo y desarrollarla, especialmente en el ámbito sindical, puesto que sin duda el ámbito de la industria, yo no creo que un país sea posible sin una industria fuerte, cohesionada y un tejido industrial realmente rico, pero tiene que afrontar una necesaria reconversión para hacerla más sostenible. Y con el medio ambiente y con ella misma. Yo creo que eso lo tendremos que afrontar. Es evidente que son muchas las contradicciones y a veces incluso choque de intereses que se dan en esta cuestión, pero tenemos que afrontarlo de forma sincera y de forma sin duda decidida con tal de mejorar la situación en la que nos encontramos. In questi 3 giorni abbiamo ragionato insieme alle delegazioni estere della Catalogna, della Germania, della Francia su come possa esistere un lavoro dignitoso e su come si possa raggiungere anche attraverso il lavoro un sistema che sia sostenibile a livello ambientale. Ci siamo domandati se questo era possibile e siamo anche riusciti ad avere delle testimonianze che ci hanno confermato che una speranza c'è e che si può arrivare a questo obiettivo. Abbiamo avuto il piacere di ospitare anche delle ragazze che parlavano delle loro start-up che sono riuscite in questo intento, in questo obiettivo, e abbiamo ragionato su quello che intendiamo, su quelle che sono le necessità di un lavoro che sia sostenibile a livello ambientale. Abbiamo visto che anche dai materiali di scarto si può riuscire a inventare una startup che porti a creare qualcosa di nuovo, che porti non solo lavoro ma che porti anche a un maggior benessere da parte di chi ne può usufruire, e abbiamo appunto anche ragionato su come può esistere un lavoro dignitoso. Abbiamo capito che un punto primario, uno dei punti più importanti per definire dignitoso un lavoro, è che questo ti consenta di poter costruire un futuro, ti consenta di poter avere una garanzia che questo lavoro sia stabile, che questo lavoro sia duraturo e che non sia semplicemente un momento occasionale e purtroppo si è visto spesso anche di sfruttamento, quindi ci deve essere anche un salario che sia equiparato a quelli che sono i costi della vita. E insieme abbiamo analizzato che tra i diversi paesi non vi sono grandi differenze su quelle che sono le necessità, su quelle che sono le ambizioni, su quelle che sono le aspettative. È possibile creare questo sistema sostenibile sia a livello di compatibilità ambientale, sostenibilità ambientale, che di lavoro dignitoso, e si lavora per ottenere questo risultato. Sustainability is for German trade unions security for the youth. That's very, very important. I mean, we have the apprenticeship system, but still there are a few thousand or even more than just a few thousand young people just don't know what to do, how to enter in this job world. So sustainability is for us to create answers for it, because we see sustainability more as a social security. We know that how we our economy works today and worked in the past was not sustainable. That means if we make the same in the next years, maybe we cannot anymore live in our own planet. So sustainability for me means take conscience about this reality of our Earth, because it's where we live and we don't have any other option. So take conscience too that we can make different. It's not because we don't have any option. And I think the future for the humanity, for all the people and all the countries of the world, is sustainability. We don't have more options, you know, because in how we make that today, how in the past we already make it, our Earth is in a danger, you know, in a danger situation. Le 3 giornate di conferenza sono state un'importante occasione per i giovani sindacalisti dei quattro motori, provenienti da esperienze diverse, per confrontarsi sul significato del lavoro nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
ragionare con i giovani di lavoro è assolutamente significativo e importante. I giovani sono stati uno dei soggetti più fragili e colpiti dalla crisi economica e finanziaria di quest'anno, gli effetti della disoccupazione, le difficoltà di trovare e mantenere un rapporto di lavoro continuativo stanno infragilendo il loro percorso di vita e di prospettiva. È necessario investire in politiche formative, investire sulle politiche di reinserimento, dare fiducia ai giovani affinché possano costruire e concorrere a un futuro migliore per il nostro paese e per l'intera Europa.